usciti dalla zona rossa e hanno invaso la strada. Ancora attimi di tensione questa mattina a Mondragone, nel litorale casertano. Le immagini diffuse su Facebook dalla speaker Ilaria Arpino mostrano una situazione critica. Sono scesi centinaia di bulgari protestando, sono riusciti ad uscire anche dalla zona rossa senza che nessuna forza dell'ordine, diciamo, è riuscita a fermarla. Hanno passato la zona rossa, hanno bloccato alcune strade principali e la loro protesta, dicono, e i loro amici, i parenti che hanno portato in ospedale non li stanno trattando bene, li hanno abbandonati nei reparti e quindi stanno protestando. Ma nessuno riesce a fermarli, a calmarli, a domarli, a controllarli, e siamo sempre alla solita storia. Sono arrivati a quota 49 i casi di positività al Covid nel focolaio emerso nel complesso residenziale noto come Palazzi Ex Cirio a Mondragone. Si tratta in massima parte di cittadini bulgari residenti in 4 dei 5 palazzoni divenuti off limits da lunedì 22 giugno, dopo che è entrata in vigore l'ordinanza della regione. Il problema è che non c'è controllo, cioè non c'è proprio controllo, purtroppo. Non si vedono tutti perché sono tutti sotto al porticato, ma sono tanti, proprio tanti. Cresce l'esasperazione dei residenti per le continue fughe di immigrati bulgari che eludono gli obblighi di restare in casa e si sottraggono al cordone sanitario. Noi che siamo stati chiusi praticamente in questa zona rossa abbiamo subito dei disagi, cioè non ci è stato garantito proprio il meglio, il massimo, non è che lo pretendevamo, però comunque non abbiamo potuto fare la spesa, avendo anche chiuso le attività, quindi non potevamo più guadagnare, ok? E quindi loro ci avevano garantito, il sindaco, insomma chi per esso, ci aveva garantito che si sarebbero occupati loro della spesa. Soltanto che questo è il quarto giorno e la spesa arrivava non solo di pomeriggio, ma quello che arrivava era poco, ragazzi, cioè per famiglie numerose non era quasi niente, cioè parliamo di un pacco di pasta, scatolette di tonno e una pelata. Quindi questo è un problema, è solo il pomeriggio arrivava, quindi non è che tu potevi fare pranzo e cena con questa roba e quindi questa è una polemica principale. Dopodiché, come avete visto nei video, molti sono riusciti a scappare durante la notte, quindi pochi controlli, pochi. E questo è un pericolo, perché se questi che sono scappati sono positivi, alcuni, il pericolo adesso è per tutta la Campania. Vanno inoltre avanti, anche se a rilento, le operazioni di trasferimento delle persone positive, peraltro tutte asintomatiche, al Covid Hospital di Maddaloni, dove sono 19 quelli attualmente ricoverati. Ieri sono stati trasferiti 6 contagiati. Ne mancano all'appello altri 13, cui si aggiungono i nuovi positivi. Qualcuno tra i positivi però non si riesce a rintracciare. Molti inquilini, specie tra gli stranieri, non risultano censiti e si ipotizza che abbiano fatto perdere le tracce anche per timore di perdere il lavoro. Molti sono braccianti agricoli, spesso sfruttati dai caporali di nazionalità bulgara, alcuni dei quali vivono anche negli ex palazzi Cirio.